Sant'Alfonso Maria de Liguori, avvocato degli ultimi, nacque a Marianella, Napoli, il 27 settembre 1696, primogenito di un'antica famiglia appartenente alla nobiltà. A 16 anni divenne dottore in diritto civile ed ecclesiastico e a 20 si impose quale brillante avvocato nel foro napoletano. La svolta della sua vita arrivò nel 1723, quando la perdita di un'importante causa lo portò a lasciare i tribunali per diventare sacerdote. Ordinato il 21 dicembre 1726, svolse il suo apostolato nei rioni più poveri di Napoli, diventando avvocato degli ultimi. Rifiutò il rigorismo morale dell'epoca, assumendo una posizione di equilibrio e prudenza. Al suo tempo era opinione corrente che la santità fosse rivolta al clero, ai frati e alle monache, mentre per i laici era sufficiente un minimo impegno religioso. Ma egli insegnò che tutti sono chiamati alla santità, ognuno nel proprio stato. A tale scopo scrisse libri di ascetica e compì innumerevoli missioni nelle campagne e nei paesi rurali, prodigandosi in un intenso apostolato verso i ceti più umili. Nei quartieri degradati di Napoli organizzò fin dal 1727 le cappelle serotine, dove il popolo e i ragazzi di strada si radunavano la sera per 2 ore di preghiera e di catechismo. Nel 1732, per incrementare le missioni al popolo, fondò la Congregazione del Santissimo Redentore, Redentoristi. Alfonso continuò la sua attività missionaria anche quando nel 1762 fu nominato vescovo di Sant'Agata dei Goti, Benevento. Operò una riforma in tutti i settori della vita religiosa. Pretese dai sacerdoti la santità di vita e zelo apostolico. Fece predicare le missioni in tutte le parrocchie della diocesi, elevò il livello morale e scientifico del seminario, estirpò abusi e scandali, aiutò i poveri e i bisognosi, rivelò una carità eroica durante la carestia che negli anni 1763-1764 afflisse il regno di Napoli. Rinunciò all'episcopato nel 1775 per motivi di salute e si ritirò a Pagani, Salerno, dove continuò il suo compito nel governo dei redentoristi, nelle pubblicazioni di libri, nella preghiera e nel sacrificio. Morì il 1º agosto 1787, a lode di Dio.